I tanto pubblicizzati banchi singoli con le rotelle non arrivano? Non c'è problema, basta tagliare in due i vecchi banchi doppi. Un'idea a cui ha fatto ricorso anche l'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. I coordinatori degli indirizzi ITIS e IPSIA hanno lanciato la proposta e docenti e collaboratori scolastici l'hanno colta al volo tra le soddisfazioni della dirigente Antonella Vairo. È un lavoro, ha detto, che ci consentirà di garantire a tutte le classi le lezioni in presenza e senza doppi turni. Il laboratorio di tecnica e pratica di scienze e tecnologie meccaniche è stato trasformato in una vera e propria fabbrica. Sono stati recuperati dai plessi 50 banchi in disuso, ma anche ferro vecchio da impiegare nella produzione delle gambe e qualsiasi altro materiale utile per la costruzione dei banchi singoli. Un lavoro d'équipe che attesta il desiderio del Cicerone di garantire l'istruzione a tutti i suoi studenti anche ai tempi del Covid e nella massima sicurezza. Un bel esempio che arriva dall'Istituto Salese per le nuove generazioni e un modo pratico per ricordare a tutti che la scuola non ha solo il compito di istruire e formare i giovani, ma anche di educarli ai valori condivisi della società e a spronarli ad agire nell'interesse del bene comune. I banchi, made in Cicerone, sono quasi pronti e permetteranno di allestire due aule. L'ITIS IPSIA è pronto ad accogliere i suoi studenti in sicurezza. Se i banchi non saranno sufficienti, la classe avrà a disposizione solo le sedie, almeno fino a quando non giungeranno i banchi con le rotelle promessi dallo Stato.